subito. Assistiamo ancora una volta all'ennesima pantomima, la stessa che, ricordo al consigliere Storace, ha iniziato, ed è lui la stampella della maggioranza, in commissione, quando ho chiesto semplicemente con un emendamento, perché gli emendamenti li presentiamo, di aggiungere la parola soggetti privati a quella categoria di soggetti che ad oggi sono solo pubblici e che servono ad alimentare quel fondo di microcredito che esiste e serve per le microimprese e le famiglie in stato di bisogno. Ho chiesto di aggiungere la parola soggetti privati. Che cosa consentiva quell'emendamento? Lo stesso che riproposto qua e al quale avete detto no. Cosa consentiva? Che i privati potessero partecipare liberamente con donazioni liberali ad alimentare quel fondo che ad oggi si alimenta soltanto con soldi pubblici, il che vuol dire che se non viene finanziato e se non ha un'adeguata copertura nella legge di bilancio, il fondo per il microcredito non esiste, non è operativo come non lo è oggi. Abbiamo detto date la possibilità anche a privati di alimentarlo, in modo tale che forse possiamo anche noi, in quanto privati, e non perché siamo il Movimento 5 Stelle, ma chiunque lo può fare, possiamo metterci anche quei famosi 500.000 euro che sono il frutto delle restituzioni che facciamo e che se le moltiplicate per gli altri voi 44, magari ce la facciamo a coprire il buco del bilancio, forse. Questa è una proposta, avete detto no, le famose trattative, non è che sono trattative, proprio per il buon senso che ci spinge, che spinge ogni nostra azione, ogni nostro emendamento. Abbiamo chiesto, ci è stato detto ritirateli gli emendamenti, ritirateli. L'emendamento e la mole di emendamenti che abbiamo depositato e serve proprio per farci ascoltare su delle questioni alle quali avete votato anche in commissione e agli scorsi bilanci, allo scorso collegato, in maniera negativa. Oh, perché è nuovo il tema del vitalizio, vero? L'innalzamento dell'età a 65 anni è nuovo, non l'avete mai sentito in commissione, non l'avete sentito durante la legge di stabilità, non l'avete sentito durante il bilancio, non l'avete sentito durante il collegato del 2013, non l'avete sentito con gli ordini del giorno presentati in aula, con le mozioni. È un tema nuovo questo, per cui dovevamo riportarlo in commissione. Ma che finta è questa? È un tema già trito, risaputo, che non volete affrontare. Due cose avevamo chiesto: aprite anche a privati il fondo per il microcredito, recepiamo il 174 che è la norma nazionale sul contributo di solidarietà per quanto riguarda i vitalizi, e almeno equipariamo l'età, almeno portiamo a 65 anni l'età per, secondo la quale anche un soggetto normale, un cittadino, va in pensione. Queste tre cose. Se queste tre cose, se questi tre temi li volete affrontare, l'emendamento di giunta si può anche ritirare. Ritiriamo tutti gli emendamenti farlocchi che ci servono per porre l'attenzione su questo tema. Affrontiamo subito ora questi tre temi. È la cosa che vi abbiamo chiesto nelle famose trattative private. Era questo, ci è stato detto no. I vitalizi non sono il tema, non sono un argomento da collegato. E certo, perché invece è la dismissione dei terreni dei comuni dei Tivoli e di Guidonia, è un tema da collegato. Certo, quello dell'articolo 38 sull'edilizia abitativa, quello è un tema da collegato, o forse i castelli romani della Sapienza, quello è un tema da collegato, la partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Roma Europa, quello è un tema da collegato. Ma che stiamo dicendo? Assumetevi le responsabilità, e se c'è veramente la volontà di affrontare questi temi lo facciamo qui, subito e ora.